God bless the old Navy. God bless America. Ciao a tutti amici, benvenuti su Fallout Universalis. Come potete vedere, ho messo una mod proprio per giocare con l'enclave, eccomo qui. Visto che su Enzo Veron 4 la mod non è aggiornata, lo mettiamo, no, giochiamo qua su Europa Universalis, in cui la mappa è incentrata solo su America, con tutte le regioni, tutte le fazioni, come la regione francese, NCR, New Vegas, poi qua, e se sono sbagliato, per qua è di Fallout 3. Sì, qua è Fallout 3, che c'è Megaton, mentre qua è Fallout 4 con i figli dell'Atom, i Minutemen, Diamond City, insomma. Poi da qualche parte c'è Point Knockout, ecco qua Point Knockout. E quindi ci sono tutti. Chi sono questi? Onestamente non ho mai visti questi, ovviamente non ho mai visti. Comunque prendiamoci l'enclave, giochiamo con l'enclave. Il nostro obiettivo sarà di conquistare prima o più tutti i nostri nemici che si trovano qui, ecco, colonizzare. Infatti con i coloni potremo colonizzare tutte queste terre, e intanto dobbiamo sconfiggere Rockfalls e Freeport. Queste sono le nostre prime che dobbiamo sconfiggere, poi andremo verso questo altro nemico e ci faremo come amici questa tribù, ecco. Quindi giochiamo con l'enclave, perfetto. Siamo vicini pure a un lago, molto bene. Allora, abbiamo già delle missioni. Vabbè, iniziamo a costruire una prigione. Il malcontento locale scende e ci addestriamo uno di artiglieria e un altro di unità, ecco, perfetto. Poi qui allora, qua mandiamo a posto. Ha detto di no? Andiamo a migliorare le nazioni. Cioè, io ti potrei dichiarare già guerra? No. Però inizio a fare già noi di spionaggio. Ma guarda come sono alleati, guarda. Perfetto. Calma, abbiamo una nuova missione. Allora, cosa vanno di più? Però un momento che ok, perfetto, andiamo qua. L'ho perso? Maledizione. Calma. Abbiamo più stabilità. Allora, ci prendiamo un candidato militare. Perfetto. La nostra reputazione è stata sabotata, va bene. Accettiamo comunque qui. Posso chiedere un aiuto tuo? No, non accetterebbe. Ok, adesso vi attacchiamo. Abbiamo vinto. Guardate qua, ci riconquistiamo e andiamo anche qua a posto, e abbiamo quasi vinto questa guerra, in cui forse avremo già due fazioni. Perfetto, andiamo anche qui. Queste ne buttiamo qua, ne buttiamo proprio via subito.
Le unità stanno subendo perdite, non fa niente. Ok, abbiamo vinto. Ora voglio questo e questo. Più tante monete. Cioè monete, tappi, vabbè, va bene così. Perfettissimo. Ora abbiamo fatto un passo molto importante. Riduciamo qua. Perfetto. Ok, abbiamo solamente qua dei problemi, ma niente di grave. Adesso, aspetta, come esercito sono un po' tanti. E allora togliamo il settimo, il sesto e il quinto reggimento. Diciamo inflazione. Perfetto, è diventata una provincia. Ah, abbiamo un sovrano. Dobbiamo togliere un altro reggimento di soldati. Troppo. Togliamo il quarto. Ok. Almeno così abbiamo anche più soldi per noi. Facciamo un militare di questo campo qui. Perfetto. Vabbè, per il momento sta andando tutto molto bene. Abbiamo già conquistato due fazioni. Abbiamo come alleati in oro, che non riconquisteremo mai. Facciamo un candelabro burocrate. Chi è che non ci odia tantissimo? Nessuno. Ah no, eccoli qua. Ma come? Ci vogliono più o meno bene. Ok, molto bene. Oddio, per pochissimo. Vabbè, a questo punto miglioriamo le relazioni. Una neanza? No, neanche. Purtroppo. Ok. Sempre a Freeport. Niente Rock Falls. A Rock Falls possiamo fare un'altra torre di guardia, che onestamente per me va benissimo. Nel caso ci attacca qualcuno da qui, siamo protetti. Spero che non si muova. Offriamo il nostro accesso militare a questi. Ora l'inflazione la riduciamo. Perfetto. Vabbè. Poi, come le tecnologie, come stiamo andando? Ma per uno più normale. Sempre qui costruiamo una fattoria. O questo, no, facciamo questa per le difese, va, che è meglio. Molto bene. Abbiamo più di 1000 monete e di 1000 tappi, che sarebbe una valuta del gioco. Andiamo un attimo qua, facciamo i nativi e torniamo indietro. Ok, abbassiamo ancora un altro po' il volume. Ok. Più di questo. Perfetto. Allora, qua possiamo fare già delle rivendicazioni. Allora, sabotiamo la reputazione. La rivendicazione la facciamo dopo, ho fatto pure la rima. Possiamo anche diffondere uno scontento, supportare i ribelli, eh. Beh, andiamo avanti. Siamo a 41, eh.
benissimo. Ok, ora quello che possiamo fare per più sarebbe aspettare. Sarebbe aspettare questo. Aspettare per le tecnologie. Cioè, ecco qua. Però come potete vedere già il nome è in clave a posto. Già abbiamo grande. Allora. Vediamo se posso fare un'ultima cosa. Ok, diffondiamo sconfitta. Ah, bene ragazzi, ancora nel prossimo episodio attaccheremo questi nemici e niente, grazie per aver visto questo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate, soprattutto per darmi molti consigli e ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi.